Pescara, settima tappa. Neppure il premio della montagna sollecita i distacchi. Gruppo ostinato sulle rampe di Monte Bove, indivisibile anche a Forca Caruso. Coppie primo per distrazione. Ortelli assicura che verrà la sua ora, per Bevilacqua è già venuta. Macinatore implacabile staccherà gli avversari in pianura. Pescara, per Bocca di Martellini e Ortensi, la radio annunzia 60 km di fuga. 3 minuti e mezzo sul secondo arrivato, eccolo il vincitore, Bevilacqua. Ottava tappa, Pescara-Bari, ovvero il giro preso in giro. Ormai classico lo sciopero bianco di questa giornata. Corsi, il battistrada, può rinunziare a seguire in moto i baciosi campioni. Arcadia del giro. Fossero pittori, i girini, che bei soggetti. Vai che sei solo! Grida Campanini ad Ausenda, fuggito dopo Foggia. Ma Ausenda non sopporta la solitudine. A Bari, gruppo unanime. Seconda vittoria di Leoni, premiata dal sorriso di Miss Dab. Al mattino col caffè arriva la maglia rosa, ma per Couture è un po' stretta. Forse è della misura di un altro. Nona tappa, Bari-Napoli. Pagliazzi dà il mordente, che invece per Couture è un sonnifero, come per Coppi e Bartali. Ecco Brignole, ormai maglia rosa. Ma dopo Ariano Irpino la rottura del freno gliela farà perdere, decretandola stabilmente a Ortelli, primo al traguardo della montagna. Ad Ariano si aspettava il famigerato gruppo. Aspettateli pure. Dopo Ortelli, per 13 minuti, i flemmatici Coppi, Bartali, nonché Couture, ex Pagliarosa, sceso al sesto posto in classifica generale. Verso Napoli, sestetto, Logli, Magni, Cecchi, Salimbeni, Ortelli e Ronconi. Vittoria di tappa a Logli e maglia rosa a Ortelli. Aveva ragione, la sua ora è venuta.